premio alla decenzialità, nona edizione. Alberto Rigoni è il rettore dell'associazione Nuoto della Riva del Lac, che ha organizzato, che organizza da anni questo evento. Si premiò dei cittadini desenzanesi, possiamo dire bene merito, perlomeno persone che hanno fatto qualcosa per il loro paese desenzano. Essere desenzanesi già bene merito per conto suo, Quindi abbiamo già finito, quindi. Insieme a questa iniziativa verrà anche, come ormai tradizione da circa quasi 20 anni credo, distribuito un nuovo calendario realizzato sempre dalla sua associazione. Ecco, i premiati di quest'anno, Alberto. I premiati di quest'anno sono 4, che sono, secondo noi, che li proponiamo ormai da ben 9 anni, alcuni, e ai quali diamo un riconoscimento in argento, dove c'è rappresentata un pezzo della nostra Desenzano, cioè il ponte alla Veneziana con dei barconi dietro. E al di là del dono di se stesso, loro hanno donato parte della loro personalità anche a Desenzano. Per esempio Fiorenzo Pienazza, al di là che ha fatto il sindaco, ma per noi è più importante che abbia fatto il professore sia del liceo, ora fa il preside all'Istituto di Educazione Istia, addirittura hanno portato lì un nuovo liceo, un liceo sportivo. Pienazza adesso è diventato presidente dell'ANFAS, mentre invece ha lasciato, dopo anni di presidenza, Gianfranco Bortolotti, che è pure premiato, che è dell'ANFAS, è stato il presidente più longevo, diciamo, e che ha portato l'ANFAS da essere una cosa importante ma piccolina a una cosa di essere sempre importante ma grande. Addirittura fu fatta una piscina qualche anno fa. Aggiungiamo, mi piace dirlo così, un salumiere, bella, perché poi Rigoni fai un salumiere, perché questo salumiere qualche anno fa e tanti anni fa, siccome c'è la salumeria in piazza e dalla piazza all'oratorio sono 200 metri, forse anche meno, lui istituì un'unione sportiva oratoriana, no? Con i ragazzi dell'oratorio, e fece squadrette di calcio, si chiama Giovanni Ruffoni. Terminiamo anche con un personaggio nuovo che conosco poco personalmente, ma che del quale so molto. E oggi è un professore di università di altissimo livello all'Università di Verona, si chiama Gianluigi Zanusso, è un grande ricercatore a livello non solo italiano, è colui che scoprì certi morbi, ivi compreso quello della mucca pazza. È meno noto Desenzano perché evidentemente lui si dedica oltre dal Desenzano, ma Desenzano lo dovrà certamente ammirare e applaudire. Ricordiamo l'appuntamento 2 dicembre presso ore 17 presso la sala Peler del Porto Vecchio, davanti al Porto Vecchio, il famoso Palazzo Todeschini.